Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Oggi torneremo a parlare di giochi rari e introvabili e ci concentreremo sul 3DS. Si tratta di una console recentissima di cui i giochi sono ancora di facile reperibilità, ma secondo me può essere estremamente interessante analizzare il mercato oggi per cercare di capire quali titoli stanno diventando ricercati tra i collezionisti e quali potrebbero aumentare il loro valore col passare del tempo. Come al solito vi aspetto nei commenti per sapere se avete qualcuno di questi titoli nella vostra collezione o se magari avete in mente altri nomi da aggiungere a questa lista. Se questo genere di video vi piace, mi raccomando, fatemelo sapere con un like e ricordatevi di supportare il mio lavoro con un piccolo gesto, magari iscrivendovi al canale e attivando la campanella delle notifiche oppure seguendomi su tutti gli altri social o, ancora meglio, donandomi un caffè virtuale su Ko-fi, dove troverete i meme con la peluria. Bellissimo. Anche per quanto riguarda il 3DS ci concentreremo unicamente sul mercato europeo, ovvero sulle versioni PAL e, dove possibile, per le edizioni pensate per il mercato italiano, contraddistinte, cioè dal triangolino blu. Comunque, detto questo, direi che è il caso di iniziare rispettando la più sacra delle tradizioni, ovvero aprendo le danze con l'immancabile Fire Emblem. Dei tre titoli usciti per la console portatile, sicuramente vale la pena concentrarsi su Fates, e adesso vi spiego perché. Il gioco uscì in una doppia versione, ovvero Retaggio e Conquista. La prima era pensata per i neofiti della serie, mentre la seconda proponeva una sfida indirizzata ai veterani, complice un livello di difficoltà ben più elevato. A queste due strade se ne aggiungeva una terza, Rivelazione, una storia alternativa che si poneva come anello di congiunzione tra le due difficoltà. Rivelazione fu pubblicata esclusivamente come DLC scaricabile, ma esiste una Collector's Edition che racchiude su un'unica cartuccia tutte e tre le incarnazioni di Fates. La Collectors aggiunge anche un artbook, un poster e una steelbook in un pacchetto decisamente imponente per un titolo 3DS. Il risultato è che, come vi potete facilmente immaginare, mentre i giochi singoli sono semplici da reperire, questa edizione da collezione raggiunge delle quotazioni molto elevate su eBay, superando anche i 200 euro come prezzo di vendita finale. Non poco. Ormai lo sappiamo, se c'è un genere che tende a diventare raro qui in Europa è quello dei JRPG, in particolare la sottocategoria dei tattici. Quando c'è di mezzo Atlus e la distribuzione in Occidente, insomma, c'è da stare sicuri che ci ritroveremo tra le mani dei titoli ricercatissimi tra i collezionisti, destino che è aspettato proprio alla serie di Devil Survivor. Facciamo innanzitutto un po' di chiarezza. Quella di Devil Survivor è una serie appartenente all'universo di Shin Megami Tensei ed ha visto due incarnazioni originariamente apparse su DS. Entrambi i titoli sono stati ripubblicati su 3DS con dei remake che hanno preso il nome di Devil Survivor Overclocked e Devil Survivor 2 Record Breaker. Sarà che si tratta di uno spin-off di un genere di nicchia, oltretutto di una serie poco conosciuta da noi, ma entrambi i JRPG tattici vengono venduti a peso d'oro ogni qualvolta appaiono su siti di compravendita. Mentre per Record Breaker sono sicuro esista la versione pallita, per Overclocked penso ne sia stata pubblicata solo una versione PAL UK in inglese, ma si tratta di titoli così poco diffusi che non mi sorprenderebbe vedere una copia in italiano anche del primo episodio. In ogni caso, se volete aggiungerli alla vostra collezione, non pensate di potervela cavare con meno di un centinaio di euro. E continuiamo con i JRPG che nessuno conosce ma che a quanto pare tutti apprezzano e desiderano. Rimanendo sempre nel regno dei JRPG tattici, e indovinate chi ci ha messo lo zampino? Atlus, maledetti! Questa volta è il turno di Radiant Historia, altro titolo che raggiunge facilmente quotazioni a tre cifre. In realtà i parallelismi con Devil Survivor non finiscono qui, perché anche Radiant Historia, uscito su 3DS, è un remake di un titolo uscito precedentemente su DS, anche se mai arrivato da noi in Europa. La Perfect Chronology aggiungeva tantissime novità in grado di modificare sostanzialmente l'esperienza complessiva, una nuova intro, nuovi artwork, interfaccia e velocità di gioco migliorate, oltre a nuove porzioni di storia e gameplay. Sta a voi decidere se vale la pena imbarcarsi in una caccia del genere, visto che anche qui non sarà facile cavarsela con meno di un centinaio di euro. Continuiamo con i JRPG, perché
come da tradizione per questa rubrica, non si può andare avanti senza citare l'altro pilastro del gioco di ruolo giapponese, ovvero la serie di Dragon Quest. Così come è successo per DS, anche su questa console sono arrivati dei remake dei titoli appartenenti alla serie principale e, come è facilmente intuibile, stanno diventando ricercatissimi tra i collezionisti. Il 3DS ha visto l'arrivo del remake del 7° e dell'8° episodio. Mentre il primo è ancora abbastanza semplice da reperire, e se non vi fate prendere dalla fretta potete acquistarlo a prezzi umani, il secondo inizia a raggiungere quotazioni allarmanti. Si tratta di un remake dell'originale apparso su PS2 e anche in questo caso ci troviamo di fronte a un rifacimento fatto come si deve, che aggiorna ed espande un classico senza tempo, diventando a conti fatti la sua versione definitiva. Se avete intenzione di recuperarlo prima o poi, beh, attivatevi il prima possibile, perché secondo me si tratta di uno di quei titoli che nel giro di qualche anno aumenterà incredibilmente di valore. Io vi ho avvisato. E per chiudere la prima metà di questa lista, ecco l'ultimo JRPG duro e puro di cui vi parlerò oggi. Mi riferisco a Bravely Default, nome che non risulterà di sicuro nuovo agli utenti Switch. La serie ad opera di Square Enix ha ufficialmente debuttato nel 2012 su 3DS. Il primo episodio, conosciuto semplicemente come Bravely Default, sta diventando estremamente raro e il suo valore cresce sempre di più. Attenzione, perché se la versione base è reperibile tra i 30 e i 50 euro, prezzo tutto sommato accettabile, la storia è ben diversa per la sua Deluxe Edition. Si tratta di una di quelle limited imponenti, fantastica nel packaging ma anche ricca di contenuti. Alla cartuccia si aggiungono un mazzo di carte da gioco, la colonna sonora su CD, un artbook e anche un action figure della protagonista femminile. Un'edizione fantastica. Unico problema? Il prezzo. Qui, per accaparrarvene una in buono stato, dovete mettere in conto almeno 200 euro, non proprio alla portata di tutti, insomma. Addio JRPG! Ma rimaniamo in Giappone e passiamo a una delle serie storiche targate Nintendo. Questo è il momento perfetto per recuperare Samus Returns, perché ho come l'impressione che una volta che verrà annunciato ufficialmente Metroid Prime 4, beh, scoppierà nuovamente l'isteria dietro al brand di Metroid e secondo me si riaccenderà anche l'interesse verso tutto il catalogo passato. Quello di Mercury Steam è il remake del secondo episodio della serie apparso su Game Boy, The Return of Samus, e per me è senza ombra di dubbio uno dei giochi migliori della lineup 3DS. L'unica sfortuna di Samus Returns è stata quella di essere arrivato nel 2017, quando l'attenzione ormai era già tutta puntata su Switch e il gioco è passato decisamente in sordina. In più è stato anche venduto in una speciale edizione da collezionisti veramente da sbavo, che dovreste recuperare assolutamente, soprattutto ora che si trova a prezzi ancora più o meno decenti. Sul serio, anche solo la steelbook a forma di cartuccia Game Boy, con tanto di cover originale, varrebbe il prezzo di tutta la Collectors. Oggi si trova intorno al centinaio di euro, ma se siete bravi ve la potete cavare anche con meno, come in questo caso. Entriamo ora nell'angolino da dedicare a The Legend of Zelda, parlando di due oggetti molto curiosi. Il primo è la Limited di Majora's Mask. Su una cosa possiamo stare sicuri, che oggi come oggi acquistare un qualcosa a tema Zelda è sicuramente un investimento che ripagherà nel corso degli anni. Prendete come esempio questa limited del remake di Majora's Mask, carina e funzionale, ma nulla di più. Siamo ben lontani dalla qualità di quella di Samus Returns, eppure le sue quotazioni raggiungono tranquillamente il centinaio di euro. Io all'epoca me la feci sfuggire perché comprai il New 3DS XL in edizione Majora's Mask, ma col senno di poi avrei dovuto comprarla, un po' me ne pento. Se ne avete l'occasione, non fate il mio stesso errore. La seconda chicca a tema Zelda in realtà non è un gioco, ma un bonus che si poteva ottenere tramite un pre-order. E no, non mi sto riferendo alla custodia dorata di Ocarina of Time, ma al musical Treasure Chest che si riceveva preordinando a Link Between Worlds. Si tratta di un minuscolo scrigno che funge da porta cartucce per DS e 3DS e può contenere fino a 5 giochi. Aprendolo si sente l'iconico jingle della serie e basta, nient'altro. Così piccolo e carino che questa sciocchezza vi verrà a costare un centinaio di euro. Poi vi chiedete perché vale la pena preordinare i giochi. Penultima posizione per uno degli esperimenti più bizzarri mai apparsi su 3DS. Infatti non si tratta di un gioco, ma
di una guida turistica. Per un qualche strano e improbabile accordo commerciale, il Louvre di Parigi utilizza come guide elettroniche le console Nintendo. Si tratta di 3DS a tutti gli effetti, con delle scocche blu metalliche e alcune scritte aggiuntive intorno ai tasti che indicano le funzioni specifiche del software. Questa guida interattiva all'inizio era disponibile esclusivamente precaricata all'interno dei modelli presenti nel museo, poi è stata resa disponibile su eShop e in seguito anche venduta all'interno del gift shop del Louvre. Il risultato? C'è chi la compra per rivenderla e, non potendo viaggiare né sapendo se è ancora disponibile all'interno del museo, beh, questa potrebbe essere l'unica strada per ottenere questo particolare software, che ovviamente è venduto in diverse versioni, una per ogni lingua disponibile per la guida. Alcuni pezzi vengono venduti a cifre folli, chissà quanto può valere il full set. E poracci, chiudiamo con una scommessa. Vi parlerò infatti non di un titolo raro, ma di uno che potrebbe diventarlo molto facilmente. La cosa bella è che si tratta di un gioco che deve ancora uscire. Eh sì, perché nonostante il 3DS sia ormai fuori produzione e non più supportato da Nintendo, c'è chi ancora fa uscire giochi per questa piattaforma, che proprio non ne vuole sapere di andare in pensione. I ragazzi di Pixel Heart, ovvero l'equivalente francese di Limited Run Games, sono noti per proporre un catalogo incentrato non solo sul retro gaming, ma anche per la distribuzione e pubblicazione di giochi next gen in versione fisica. E sarà così per Androdunos 2, il seguito del famoso titolo pubblicato nel 1992 da SNK. Il gioco sarà distribuito per 3DS sia in versione americana che europea, e i pre-order sono aperti ad un prezzo tutto sommato fattibile. Diventerà raro? Probabilmente sì, come tutte le release fisiche indirizzate specificatamente ad un pubblico di collezionisti. E lo devo dire, quei matti di Pixel Art si sono superati, decidendo di distribuirlo anche per Dreamcast, una console praticamente immortale. Comunque, se avete intenzione di omaggiare il 3DS in tutte le sue forme, beh, vi consiglio di prendere ora Androdunos 2, prima che diventi merce di scambio tra collezionisti. E questo, poracci, era tutto per il video di oggi. Conoscevate questi titoli? Ce li avete in collezione? Avete altre rarità da segnalare? Come al solito vi aspetto nei commenti e vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo, ma anche per supportare il canale con dei piccoli gesti, ma che per me significano tantissimo. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video. Io sono il Poro3, Michele DS, ciao!